La relazione di oggi verterà sulla componente emozionale e l'efficacia delle terapie complementari nelle malattie infiammatorie cutanee. Partiamo dal concetto che l'essere umano è un sistema complesso in cui tutto comunica con tutto, anche se con diverse modalità e tempi. Infatti, un paziente con una dermatosi la può manifestare a causa di uno stress oppure allo stesso tempo sentirsi stressato perché ha la dermatosi. Questo è un po' darci un interrogativo su se nasce prima l'uomo o la gallina, no? Quindi, in un certo senso, è come spiegarci se questo sistema uomo è influenzato da diversi fattori, ma questi fattori sono comunque tra di loro interconnessi. Parliamo quindi di psicosomatica o di somatopsichica. Psicosomatica è da intendersi come la trasposizione dei problemi psicologici sul corpo, quindi che si manifestano attraverso sintomatologie corporee, mentre la somatopsichica è la complicazione dei disturbi fisici con disturbi psicologici. Quindi in questo caso parliamo di una esposizione di diciamo, emozioni negative che possono andare a influenzare la vita della persona che non riesce a gestirle così adeguatamente. La parliamo di pelle perché la pelle è un organo di confine. Psicologicamente la pelle è un confine tra il mondo interno e il mondo esterno, ma è anche, diciamo, quello che ci permette uno scambio con l'altro, ma anche uno strumento di relazione. Pensiamo ad esempio al darci la mano, no? Ci comunica tanto il modo in cui una persona, diciamo, ci stringe la mano oppure ci tocca dal calore che, diciamo, emana. Eppure, allo stesso tempo, la pelle esercita numerose funzioni, che sono funzioni immunologiche, sensoriali e tattiche e percettive, ad esempio il calore, il prurito, il dolore o la sensibilità. Quindi questo ci fa pensare che esiste una forte relazione tra manifestazioni cutanee e aspetti psicoemozionali, che sono legati a, comunque probabilmente alla stessa origine biologica ectodermica diciamo, che fa nascere il sistema nervoso e la stessa tempo le cellule della pelle. Sembra infatti quindi che la pelle esprima le nostre emozioni. Possiamo infatti interpretare alcuni sintomi come una rappresentazione di una difficoltà funzionale del soggetto, per cui le malattie legate alla pelle possono portare nel soggetto una sorta di, diciamo, di disfunzione che spesso porta a un dolore, delle frustrazioni, un fastidio e limitazioni che vengono espresse attraverso emozioni negative, come ad esempio la tristezza, la paura, la rabbia, episodi d'ansia, attacchi di panico, che vanno ad influire psicologicamente sulla vita del soggetto. Quindi bisogna trovare per i pazienti una strategia efficace anche per imparare a comprendere e a gestire i vissuti emotivi. Ma come possono farlo? Questa è una domanda, diciamo, complessa, però la prima risposta, è quella di utilizzare, ad esempio, una psicoterapia. La psicoterapia è una terapia psicologica fondata sulla parola che utilizza lo strumento dello psicoterapeuta come, diciamo, utile al paziente per esprimere le emozioni e quindi trovare una consapevolezza relativamente ai propri vissuti psicologici. Allo stesso tempo si può affiancare una sorta di le cosiddette terapie complementari. Cosa sono le terapie complementari? Le terapie complementari sono una serie di diciamo, discipline che utilizzano un approccio olistico al paziente, cioè non solo dal punto di vista fisico, ma vedono il paziente come un'integrazione tra emozione, mente e spirito. Per cui pensiamo che unire la psicoterapia insieme alle terapie complementari, quindi integrarle con un approccio medico può aiutare il paziente e quindi amplificare le potenzialità e delle cure mediche, ma soprattutto amplificare il benessere del paziente. Le tipologie CAM, così definite, quindi diciamo l'approccio alle terapie alternative e complementare si basa, diciamo, su quattro tipi di discipline. Può essere fondata sulla medicina mente-corpo, come ad esempio lo yoga, l'ipnosi, la meditazione, le tecniche di manipolazione, quali per esempio la chiropratica, riflessologia, i massaggi, la medicina energetica, come ad esempio l'agopuntura, oppure le pratiche su base biologica, come per esempio diciamo, le vitamine, le erbe, quindi tutta una serie di integratori o anche di diete. Un esempio, diciamo, per l'espressione emotiva potrebbe essere la cromoterapia. La cromoterapia è una disciplina alternativa che sfrutta le proprietà dei colori. I colori sono energia e quindi si basano sulla sorta di onde elettromagnetiche ed è proprio per questo che la loro energia e quindi le loro frequenze sollecitano le risposte del soggetto sia a livello fisico che a livello emozionale. Tant'è che la cromoterapia è molto legata alle emozioni. Luce ha fatto uno studio e quindi ha studiato un test proprio
proprio sulla base dei colori e delle personalità dei soggetti. Quindi lui definisce e diciamo ipotizza che si possono utilizzare i colori per agire sullo stato emotivo del soggetto. Le persone, infatti, per fare un esempio, le persone che desiderano la pace, la calma e la rilassatezza tendono ad essere attirati e quindi ad utilizzare colori rigenerativi, come per esempio i colori blu e il verde, che sono anche definiti come colori freddi, oppure le persone invece che hanno bisogno di vitalità, entusiasmo, energia sono più attirati dai colori come il giallo o il rosso. Un altro tipo di esempio relativamente alle terapie alternative può essere lo yoga. Lo yoga mette in contatto il proprio mondo, la persona con il proprio mondo emotivo. Questo perché permette di connettersi con le proprie emozioni, ma soprattutto con il proprio mondo interno, attraverso, diciamo, il silenzio e la meditazione fatto in modo lento e costante. Permette quindi al soggetto di trovare un antidoto al caos emotivo. Pensiamo ad esempio alla vita di oggi, che è molto accelerata e comunque ci porta spesso a non metabolizzare le emozioni che viviamo, e molte più persone oggi soffrono disturbi d'ansia o attacchi di panico proprio perché si crea questo caos emotivo, che invece lo yoga, diciamo, è come se rallentasse. Quindi in un certo senso porta una sorta di silenzio e armonia all'interno del soggetto. In più il soggetto entra in contatto con il proprio corpo, quindi con la percezione della propria immagine corporea. Questo, diciamo, è stato studiato inoltre che lo yoga può avere effetti anche proprio sul fisico, tant'è che delle ricercatrici del National Center for Complementary and Alternative Medicine hanno studiato e che lo yoga praticato in modo costante può portare proprio a uno sviluppo delle aree del cervello. Parliamo in questo caso della corteccia somatosensoriale, quindi vista che diciamo rappresenta un po' la mappa mentale del nostro corpo, anche l'ippocampo, che è soprattutto l'area che abbassa lo stress, e la corteccia parietale superiore, che aiuta la concentrazione su problematiche specifiche, ma anche la corteccia visiva e la corteccia cingolata, che sono connesse alla percezione di noi stessi, quindi in un certo senso aiuta a sviluppare un equilibrio relativamente anche alla propria immagine corporea e al proprio senso del sé corporeo. Questo, diciamo, sulla base di tutta questa, studi e conoscenze sulla medicina alternativa, proprio nell'attività della clinica dermatologica della Federico II sono state integrate le cosiddette humanitas. Lo scopo di questa integrazione è stato quello di arricchire gli studi medici con le discipline alternative, quindi anche umanistiche. Cosa è stato fatto? È stato costruito un team multidisciplinare formato non solo da medici, specialisti e specializzandi, ma anche da un mediatore culturale che si occupa, diciamo, di essere da collegamento tra il territorio o le altre etnie, quindi le altre culture, e il centro, diciamo, clinico, e un team di psicologhe che si occupano della valutazione psicologica del paziente in caso di malattie somatopsichiche o psicosomatiche, e diciamo aiutano anche l'approccio, per esempio, del paziente piccolo o delle famiglie quando ci sono delle problematiche allargate, e anche operatori CAM, quindi operatori delle medicine alternative, come ad esempio musicoterapisti o operatori del massaggio olistico. Quali sono le strategie utilizzate in questo, diciamo, presso la clinica? Sono state sicuramente quello di permettere la massima accessibilità ai servizi attraverso un veloce accesso, ma soprattutto un buon dialogo tra i vari ambulatori, un buon clima di umanizzazione che vede il paziente comunque al centro, per cui c'è tutta una serie di attivazioni di convivialità, di feste, per esempio natalizie, che permettono al paziente di sentirsi non ospedalizzato, ma quindi di essere preso in considerazione nel proprio essere persona. La presenza, per esempio, di una cappella con un assistente spirituale permette comunque anche di andare ad occuparsi dell'area spirituale del paziente. E poi sono state sviluppate attività come ad esempio Circle Time, che permettono il confronto all'interno dei gruppi, la musicoterapia, il massaggio olistico ed anche iniziative di prevenzione sul territorio. Un altro importante tassello è quello del sostegno e del dialogo attivato con le famiglie dei pazienti, quindi i caregiver che si prendono cura dei nostri pazienti, e le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Occuparsi quindi della componente emotiva del paziente, cosa significa? Significa considerare il paziente come una persona che è composto da un mondo emotivo e da bisogni, ma anche da relazioni. La cosa fondamentale è quella di guidare il paziente a sviluppare una consapevolezza che il proprio benessere non viene solo dalla cura medica, ma viene attraverso l'equilibrio tra lo psiche e il soma.
Quindi possiamo in questo caso diciamo, visualizzare e considerare la malattia dermatologica come un'occasione per poter dare voce a un'emozione che in realtà l'emozione, quando l'emozione non ha una voce. L'emozione quindi può attraversare la parola, il corpo e l'anima e quindi deve essere diciamo, analizzata da diversi punti di vista attraverso un approccio integrato. Grazie.